Let's go! Bentornati ovetti su Pokémon Ultrasole! Nello scorso episodio abbiamo esplorato il Colle della Memoria e abbiamo sconfitto la Kahuna Alixia superando la grande prova di Akala. E in questo episodio andremo al resort Hanu Hanu per incontrare il miglior personaggio di questo gioco. Già! Non mi piace particolarmente Vicio, vi ho spiegato già il motivo. Guardate l'anime di Pokémon Sole e Luna. Allora, il repellente non ci interessa, però se non ricordo male, il Pikachu famoso, vero? Oh, ma lei non è Ugochu, il famoso attore? Pikachu! Beh, ci sta. Signor Ugochu, lei è la star del momento. Tutti parlano del suo nuovo film. Allora le voci sulle sue vacanze da Alola erano fondate. Era tutto vero. Le piace Alola? Come passa il tempo? Le vacanze sono l'unico motivo della sua visita? Mi dispiace, ma il signor Ugochu è in ferie e non concede interviste. La prego di rispettare la sua privacy. Ma come? I lettori muoiono dalla voglia di sapere di più sulla vita privata di Ugochu? La prego, ho solo qualche domanda. E il signor Ugochu apprezza l'entusiasmo dei suoi fan, ma gli ho già detto che non si può. Meglio intervenire. Che c'è? Anche tu sei qui per un'intervista? Guarda che io ho l'esclusiva. Ah, una lotta? Cioè, va bene, spero ci sia una ricompensa però, perché io sai com'è. Vorrei andare avanti nella storia. Nel frattempo vi ricordo come al solito... le solite cose. Ossia, mi piace e bla bla bla. Allora, Sans, cerchiamo di devastare questo Miltank. Abbiamo breccia, certo, quindi devastiamolo. Corpo scontro. Oh, può colpirci lo stesso? Vuol dire che ha la... vuol dire che ha l'abilità che gli permette di attaccare i Pokémon di tipo spettro. Quindi state attenti se lo attaccate. Ora, utilizzerà buon latte perché è un Miltank, vero? No, usa ancora corpo scontro. Non rimanere paralizzato, Sans, bravissimo. E fine del Miltank, quanto detesto i Miltank. Vero, Chiara? Vero, Pokémon argento, oro, cristallo, Soul Silver, Heart Gold? Comunque... vuoi imparare Super Suono? No, grazie. E già che ci sto, mi conviene anche curare Sans off-camera. Ah, che fine ha fatto la libertà di stampa? Ti ringrazio per averci tolti da questa situazione complicata. Pikachu! Oh, anche il signor Ugo ci vuole esprimerti la sua riconoscenza. Come? Dici davvero? Certamente, signor Ugochu. Tieni, questo è un pensiero da parte del signor Ugochu. Oh, si prende qui? Ok, Pikachium Z. Fanne buon uso. Oh, il signor Ugo ci ha appena mostrato la posa che serve per usare il Pikachium Z. Pikachu. Che meraviglia, che leggiadria! Non c'è da stupirsi che sia tanto amato dai suoi fan. Ok, va bene, però adesso andiamo avanti. Quindi, dove sei tu, Mister Occhialuto Verde? Quindi ti apprezzo solo per quello, ma poi detesto tutto il resto. Eccoti qua. Ti aspettavo, mio caro. Oh, ma che imperdonabile scortesia. Non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Vicio. Come ti avevo accennato prima, vorrei mostrarti qualcosa di eccezionale. Un luogo come nessun altro. Little Paradise. Si tratta di un paradiso per Pokémon, circondato dalle acque cristalline del mare di Alola. Un'isola artificiale, creata appositamente per ospitare e proteggere i Pokémon. A dimostrazione del senso di responsabilità che anima noi adulti, vorrei mantenere la mia promessa e condurti in visita all'Iter Paradise. Naturalmente, tu me lo permetterai. Dico bene? Ovvio. Eccellente. Sono certo che la nostra sede ti strabilierà. Aspettatemi, vengo anch'io. Oh, la Kahuna Alixia ci onora della sua presenza. Scommetto che è qui per te. In effetti, lo ammetto, è più forte di me. Mi piace vegliare sui giovani che affrontano il giro delle isole. Sarà il mio istinto materno. Ascoltate, ragazzi. Cercate sempre di superare i vostri limiti. La vera sfida è con voi stessi.
e ricordatevi che i Pokémon sono i vostri migliori alleati. Professore, vieni con noi? Purtroppo non posso, ho un sacco di cose da fare. Andate voi, poi mi racconterete. Ho sentito parlare delle straordinarie tecnologie della Fondazione Aether. Buona visita, ragazzi! E non dimenticate la vostra prossima tappa, l'isola di Hula Hula. Vi aspetto al giardino di Malie. Eh già, è ora di salutare Akala. Comunque possiamo tornarci quando vogliamo, no? Allora, dirigiamoci alla nostra imbarcazione. Ci attende un ameno viaggio sui mari di Alola. È straordinario che una montagna di metallo come questa possa galleggiare. In realtà, sotto il traghetto c'è un Pokémon che la regge, lo sai, Tonks? Mi hai già fregato l'altra volta. Non la bevi, eh? Oh mio Dio, gli occhi. Ah, non vedo l'ora di vedere l'Ether Paradise. Ether Paradise. Eccoci qui! Benvenuti all'Ether Paradise! Lo scopo principale di questa struttura è di proteggere e salvaguardare i Pokémon. Qui impieghiamo una tecnologia avanzatissima. Nei laboratori dei livelli inferiori stiamo sviluppando dei nuovi tipi di Pokéball. Sempre con l'obiettivo di proteggere e salvaguardare i Pokémon, si intende. Tuttavia, non è possibile usare Pokéball in questa struttura. Viene emesso costantemente un segnale radio per bloccarne il funzionamento. Vicio, a un attimo. Signorina, mi meraviglio di lei. Signor Vicio, al limite. Anzi, ho un titolo, lo usi, è ciò che meglio si addice a un capo. Ah, mi scusi, signor capo filiale. E adesso vogliate scusarmi, ma sono atteso dalla direttrice. Abbiamo un meeting importante sulla protezione e la salvaguardia dei Pokémon di Akala. Si occupi lei dei bambini in mia assenza, sia gentile. Ah, si respira finalmente. Tonks, Hau, benvenuti. Io sono Ticeria. È un piacere avervi qui. Molto piacere a tutte e due. Oh, come fa a sapere i nostri nomi? I nostri dipendenti ci tengono al corrente di tutto ciò che succede sull'isola, sulle isole. So anche che siete intervenuti a protezione dei Pokémon di Akala, e vi ringrazio. Bene, seguitemi, vi mostro l'ingresso principale. Andiamo! Eccoci arrivati. Al banco della reception è possibile far rimettere in sesto i Pokémon. Tonks, Hau. State facendo il giro delle isole puntando al titolo di campione, giusto? Quindi avete entrambi 11 anni. Beh, sì. A 11 anni si è abbastanza grandi per affrontare il giro delle isole, ma quando mai? Quando mai? Comunque, il mio obiettivo è arrivare a lottare con mio nonno allo stesso livello, ma sono ancora lontano. Per ora penso a godermi il giro delle isole. Capisco, e così, appena avete compiuto 11 anni, siete partiti. Scommetto che non vedevate l'ora di imparare a diventare dei bravi allenatori per prendervi cura dei vostri Pokémon nel modo migliore. Anton, calma. E ora, andiamo al piano superiore. Vi mostro la zona protetta. Bene.
Vi ricordiamo che l'Iter Paradise è adibito alla protezione e salvaguardia dei Pokémon. Per questo motivo, l'uso di Pokéball è proibito all'interno della struttura. Una zona protetta! Qui accogliamo i Pokémon che sono stati assaliti dal Team Skull. Inoltre, cerchiamo di salvaguardare i Pokémon più indifesi, come ad esempio Corsola. I Corsola sono preda di un altro Pokémon, Marini. Lasciate che vi legga cosa dice il mio Pokédex. Dovete sapere che quando ero più giovane ho viaggiato molto accanto. Corsola. Ad Alola, i rametti sulla testa di Corsola sono spesso più corti del normale, per la presenza della masticcia di Marini, i loro nemici naturali. E come dice il nonno, anche la natura può essere crudele. Voi della Fondazione Iter riuscire a proteggere tutti i Pokémon? Sarebbe bello, ma non è così facile. Quando si interviene, bisogna fare molta attenzione a non alterare l'equilibrio della natura. La Fondazione Iter è veramente incredibile. Mi chiedevo però, come mai avete deciso di stabilirvi ad Alola? Non saprei. La direttrice è una persona un po' misteriosa. A proposito della direttrice, è quindi la zona protetta, se volete incontrarla. Certamente, piccolo consiglio però, curate i vostri Pokémon prima di proseguire. Io sto a posto, ma nel caso, curatevi. Basta appunto tornare giù parlando con questo pannello. Allora, vediamo un po'. Se non ricordo male, devo andare di qua e poi andare sopra. Oh, ciao Starmie. Voglio piruettare. Oddio, è stranissimo Starmie che si muove così. Però, ciao Starmie, sei un Pokémon stupendo. Cucù. Oh. Perfetto, adesso è un po' più allegro. Però devo salutarti. Ciao, ciao Starmie. Allora, vediamo un po'. Devo andare qua, giusto? Grimer! Ci prendiamo cura anche dei Pokémon nelle loro cosiddette forme regionali. Ma in che modo l'ambiente e il clima influiscono sui Pokémon? Per rispondere a questa domanda, stiamo provando ad alterare una serie di parametri, come il terreno, l'acqua, la temperatura, eccetera. Tutti non fanno che parlare di queste forme regionali. Ma cosa c'è di tanto strano? In fondo, è come quando si va in vacanza e si torna abbronzati. Beh, no! Un Pokémon Alola non può diventare un Pokémon non Alola, no? In ogni caso, qui dovrebbe esserci la direttrice. Miei cari piccoli Pokémon, non abbiate paura, vi proteggerò io con tutto il mio amore. Oh? Tonks, how? Benvenuti sull'isola privata della Fondazione Iter, meglio nota come Iter Paradise. Io sono Samina, la direttrice della Fondazione. Sono lieta di conoscervi, finalmente. È sempre un piacere incontrare degli allenatori in gamba come voi, impegnati nel giro delle isole per imparare di più sui Pokémon. Purtroppo, dovete sapere che c'è anche gente spietata, che maltratta i Pokémon o che li sfrutta per il proprio tornaconto. Ed io sono qui per questo. Io sono come una madre per questi poveri piccoli Pokémon, e mi prendo cura di loro. Da me avranno tutto l'amore che non hanno mai ricevuto. Ma il mio amore non ha confini, e si estende anche ai Pokémon di mondi lontani. Wow, davvero ammirevole! Un esempio da seguire per tutti noi, così giovane e già così saggia. Sei proprio un ragazzo dolce. Ho più di 40 anni, sai? Ma sì, 40 anni. Certo, certo. Aspetta, ma dici sul serio? È tutta una questione di stile, Hau, e devo dire che il tuo aspetto lascia un po' a desiderare. Se vuoi, posso darti qualche consiglio al riguardo, uno di questi giorni. Ma pensandoci bene, non credo che il tuo stile faccia per me. Per me sì, prego. Ma magari a Lilia starebbe benissimo. Bah, dovresti fidarti ciecamente di me, senza preoccuparti di niente. Credimi, i bambini sarebbero molto più felici se facessero quello che dicono gli adulti. Non è affatto vero! Non è affatto vero! In alcuni casi sì, ma non sempre. Quella scossa proveniva dai livelli inferiori?
Oh, sei forse una creatura proveniente da un mondo lontano? Signorina Samina, stia indietro. C'è qualcosa di strano in quella cosa. Povera piccola creatura. Beh, credo di dover intervenire, quindi andiamo! È apparso... Oh! Date il benvenuto a UC01, Parasitus. Vediamo un po', aumenta la difesa di molto, in effetti le conviene perché roccia veleno. Quindi la faccio fuori in un colpo di Ossomerang. E attenzione, le Pokéball non si possono usare, ricordo, quindi è inutile provare a catturare questo coso. Quindi Ossomerang. Doppio Ossomerang. Fine. Facile come bere un bicchiere d'acqua. Tanta esperienza però, questa è vero, dà tipo un sacco di esperienza. E... Stini! Perfetto, adesso impara anche Pestone, quindi si evolve. Ah, oh, che gioia. Allora, togliamo Strampa Danza. Ora, attacco 37, velocità 55, ricordiamoci questo. Puff! Taratara! E ovviamente anche Rockruff sale, ma non ci interessa. L'Erage si sta evolvendo. Congratulations! L'Erage si è evoluta in Tzarina. Ok, va bene. Vorrei continuare leggermente con la trama. Comunque, hot legs. Davvero hot legs. Ok, vediamo un po'. Tira calci con grazia ed eleganza. Uno solo dei suoi colpi è sufficiente per mandare al tappeto anche un campione di kickboxing. Non è che per caso vuoi imparare tropicalcio? Eccola qua, bene. Togliamo subito foglia magica allora, perché tropicalcio è una mossa eccessivamente buona. Cosa fa? Riduce sempre l'attacco dell'avversario. Fa male. È buona. Voglio usare tropicalcio più e più volte in questo let's play. 1, 2 e tada! Impara tropicalcio. La creatura misteriosa è scomparsa. Come pensavo, ho bisogno di quel Pokémon, quello che mi è stato portato via. Signora Samina, sta bene? Quella era un'altra creatura. Una delle creature che vivono dall'altra parte degli ultravarchi. Oh mio Dio, la faccia! Ovvero, quello che voi chiamate Ultramondo. Ma chi sono quelli? E come sono vestiti? Questi sono nostri ospiti, sono membri dell'Ultrapattuglia. È grazie alle preziose informazioni che ci forniscono che la Fondazione è riuscita a scoprire qualcosa di più sulle ultracreature. Prego, è ora di fare le presentazioni. Darus. E io sono Zoe. Ultra... Cos'è più importante? Varchi, penso. Siamo arrivati alla Lola tramite un ultravarco, ma non siamo originari di qui. Veniamo da un mondo di tenebre, la cui luce è stata rubata da un essere chiamato Necrozma. Necrozma è una creatura incredibile. Può controllare la luce a suo piacimento e talvolta perde un po' il controllo. Però è anche in grado di emettere una luce misteriosa che usa sugli altri esseri viventi. Non c'è niente di cui avere paura. Che arrivino pure tutte le ultracreature esistenti al di là degli ultravarchi. Che venga pure Necrozma. La Fondazione Iter è pronta a difendere Alola. Non permetteremo a nessuno di rubarci la luce. Però state tranquilli. È tutto sotto controllo. Ciceria, questi ragazzi stanno affrontando il giro delle isole, vero? Allora è bene che si rimettano in viaggio. Per favore, fai in modo che possano raggiungere la prossima isola senza problemi. Sarà fatto.
Io andrò a controllare che i cari Pokémon di cui ci occupiamo qui stiano tutti bene. Parlerò con Vicio per capire le cause della scossa di poco fa. Forse qualcosa è andato storto con l'esperimento per aprire un ultravarco. Venite ragazzi, è ora di partire per Hoola Hoola. Incredibile, non solo abbiamo visto un ultravarco, ma abbiamo anche incontrato delle persone venute da un altro mondo. Io le ho già incontrate tempo fa, dobbiamo assolutamente raccontarlo alla professoressa Magnolia. È stata una sorpresa anche per noi, comunque sono contenta che la prendiate in maniera così positiva. Ecco un regalo in ricordo della vostra visita qui a Little Paradise, una Malasada e una MT. Wow, una Malasada Maxi, grazie! Una Malasada come questa è più buona se viene condivisa con gli amici. Hai proprio ragione. Non c'è cosa più bella di un buon pasto consumato in compagnia. Tonks, per te invece ho la MT psichico. Mamma mia, quanto è buona psichico! Vi auguro buona fortuna per il vostro giro delle isole. Grazie, signorina Ciceria. Che esperienza. Ho ancora il cuore che mi batte a mille. Ci pensi? L'ultravarco e le ultracreature esistono davvero. E poi l'ultrapattuglia investigativa. Il mondo è pieno di misteri. Non vedo l'ora di scoprire la prossima isola. Ma non possiamo mica andarci a stomaco vuoto. Una bella Malasada è quel che ci vuole. Ah, squisita. Me la sono spazzolata in un boccone. Hoola Hoola. Eccoci arrivati, anche stavolta il viaggio è andato a gonfie vele, ma siamo andati con un motoscafo. Non ha le vele. Vabbò, Hoola Hoola è così diversa da Mele Mele a Kala. Wow, questo viaggio è davvero fantastico. Andiamo adesso, abbiamo appuntamento con il professor Kukui al giardino di Malie. Tu che dici, ci avrai invitati a un picnic? Beh, lo scopriremo presto. Grazie mille Rotom per il Pokédex di Hoola Hoola. Ok, perfetto, quindi, nella prossima parte di Pokémon Ultrasole, esploreremo codesto posto e faremo tante altre cose, quindi, see you next time, baby!